Sono ai nastri di partenza i corsi e le attività dei cinque progetti integrati sperimentali per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario, vincitori del bando della Regione Marche. I cinque progetti approvati, uno per provincia, che beneficeranno del contributo di 750.000 euro stanziati dal POR FSE 2014-2020, sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa dall'assessore alla formazione e al lavoro, Stefano Aguzzi, che più volte ha ribadito l'importanza di tale iniziativa. È, diciamo, un modo per accompagnare e sostenere le donne che hanno avuto una problematica di salute, carcinoma appunto al seno, e che sono state per forza di cose lontano dal loro posto di lavoro o che sono disoccupate, al sostegno per il loro reinserimento nel mondo del lavoro qualora già lavorassero. E quindi avrebbero avuto questa sospensione, diciamo, forzata in noi purtroppo per le cure, eccetera, oppure se erano già disoccupate, un orientamento e un sostegno alla ricerca appunto di lavoro. Ecco. Quindi è un bando a sostegno delle donne che hanno avuto un problema di salute, in questo caso, ripeto, carcinoma al seno, per il reinserimento o l'inserimento nel mondo del lavoro. Un progetto che vede la collaborazione di diversi partner, a cominciare dalle aree vaste e dalle università del territorio. In totale saranno 145 le donne marchigiane coinvolte nel progetto. Lo si fa nei modi più disparati. Questo attraverso un pool di enti con capofila o ASUR o università o enti di ricerca, quindi che si avvalgono poi di forme di associazionismo diffuso, ONLUS, cooperative, eccetera, ma capofila devono essere o le ASUR provinciali o le università. In questo caso ci sono cinque progetti, uno per provincia, e oggi li elenchiamo perché appunto hanno queste caratteristiche.